Parte da Chieti il ciclo di incontri che l'assessore regionale alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci terrà con gli organismi di vertice delle aziende sanitarie. Questa mattina ha preso parte al collegio di direzione della ASL Lanciano Vasto Chieti, alla presenza del management, dei direttori di dipartimento e dirigenti di unità operative e servizi amministrativi, che hanno rappresentato la difficoltà di coniugare il tema dell'efficienza sul piano dei conti con la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Dare assistenza tenendo d'occhio la spesa. Questa è l'indicazione dell'assessore, riferita anche ai provvedimenti che saranno adottati per adempiere agli obblighi dell'ormai famoso Decreto Ministeriale 70, che regola gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Assessore al Collegio di Direzione a Chieti, perché? Ma è un incontro voluto tra il governo regionale e le varie aziende. Abbiamo cominciato da Chieti perché stiamo per partire con una nuova programmazione, con un nuovo piano sanitario, con il riordino della rete ospedaliera che prevede di investire molto sulle eccellenze della offerta per acuti, ma anche investire sul territorio e sulla prevenzione. Dunque abbiamo analizzato insieme quali potessero essere gli strumenti di efficientamento per arrivare a questi obiettivi. Nel corso dell'incontro sono stati messi a fuoco i principali processi da governare per aumentare il valore della produzione e ridurre i costi, visto che resta ancora troppo larga la forbice tra le due voci di bilancio, sulle quali incidono in modo significativo la spesa per gli acquisti e per il personale. Precise dunque le azioni da porre in atto, con tanto di riferimento temporale. Revisione della spesa farmaceutica, con particolare attenzione alla prescrizione dei più costosi, a parità di efficacia e indicazioni terapeutiche. Bando delle gare in regime di proroga e, sul fronte del personale, stretta sulle prescrizioni. In sostanza, all'azienda si chiede di sottoporre a rivalutazione tutti i casi di operatori giudicati idonei alle mansioni con limitazioni, che non possono svolgere dunque il proprio compito appieno, determinando nelle diverse unità operative carenze produttive.